La trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, siete tantissimi, grazie per esservi collegati. Il webinar di oggi è sul US National Parks, viaggio cinematografico tra i parchi nazionali americani. Conducono Stefano Gnerucci di Universal Turismo e Gianluca Sposito di Conrad Travel. Passo la parola a Stefano e lo schermo per iniziare. Ok, mi senti Lia? Sì, Tutto ok? molto bene, sì. Sì. Perfetto, bene. Allora, aspetta, che prima dei saluti voglio mettermi in postazione, vediamo un po'. Ok, mi si vede? Tutto ok? Sì, ti vediamo. Tutto a posto? A Perfetto. postissimo. Allora, grazie Lia, buon pomeriggio, ben ritrovati tutti. Tu Gianluca rimani connesso, interrompimi pure quando vuoi se devi aggiungere qualcosa, mandare pubblicità, quello che ti pare. Allora, oggi parleremo di nuovo di parchi nazionali americani, perché sono, almeno per me, e credo di parlare anche a nome di Gianluca, una delle motivazioni principali per visitare gli Stati Uniti. Al di là delle bellissime città delle rispettive coste est-ovest, al di là della storia e dello charme del New England o del Sud o delle spiagge della Florida, i National Park sono un qualcosa che, per rendere davvero completo un itinerario in una regione degli USA, ha inserito assolutamente nel programma di viaggio. Il 2016 sarà un anno particolare, non voglio anticipare troppo perché ne riparleremo di sicuro con i webinar e penso anche nel corso del prossimo showcase di Torino o durante le altre attività dell'associazione. Sarà un anno particolare perché cade il centenario della fondazione del National Park Service, istituito appunto nel 1916. Se non bastasse questo, in accordo con Gianluca, ci siamo scelti una scusa più che valida per riparlare di parchi e anticipare quello che saranno le commemorazioni del prossimo anno. E ci abbiamo messo in mezzo anche una passione comune, che è quella per il cinema. Per la cronaca, come vedete, i due robot di Guerre Stellari che fanno da sfondo a questa e alle slide successive in sottofondo sono ripresi nella Death Valley. Lì hanno girato nel 77 le scene del primo film, alcune scene del primo film, e anche il prossimo film della saga in uscita a Natale avrà alcune scene girate lì. Allora, direi che tutti siete ben consapevoli che basta vedere uno dei tantissimi film che Hollywood e gli altri studio sparsi per gli USA producono ogni anno per trovarsi di fronte a scenari in cui lo sfondo è New York, San Francisco, Boston, Las Vegas, la provincia americana, un po' queste iconografie qui. Un po' meno frequente è stata la presenza sugli schermi dei National Park, o meglio, ce ne sono stati di parchi ripresi nei film, ma diciamo molti meno di quello che è la vita comune delle persone, vuoi per permessi molto rigidi nelle riprese dei parchi, vuoi perché anche per ragioni di copione, perché ci sono molto più copioni a tematica, diciamo, non naturalistica, ed è anche ovviamente più facile imbattersi in storie di gente che vive magari a New York, Los Angeles, piuttosto che allo Yellowstone o nel Grand Canyon, ma quelle volte in cui la location è stata un'area protetta, un parco, un National Monument, direi che ha lasciato il segno, anche se per poche scene. E partiamo, scusate, ma c'ho sempre qualche inceppamento con il PowerPoint. Eccolo, perfetto. Dunque, rapidamente facciamo una panoramica delle aree protette degli Stati Uniti, che sicuramente avrete già ben chiare e che poi affrontiamo nel dettaglio con qualche National Park. Voglio lasciare ampio spazio a Gianluca perché dopo avrà la parte per me più interessante della presentazione. Allora, quello che vedete è la mappa del National Park Service. Le aree in verde sono tutti i parchi nazionali o National Monument e comprende tutte le aree protette e gestite dal National Park Service, che possono essere i National Parks, che ad oggi sono 58, poi ci sono i National Monument, National Recreation Area, National Historic Site, National River, National Battlefield, mi fermo qui perché ce ne sono molte altre. In totale si arriva a 408 aree protette. Purtroppo la cartina non si vede bene, ma la trovate online, la potete scaricare dal sito del National Park Service in PDF. Le due principali tipologie sono i National Park e i National Monument, la cui distinzione principale è sicuramente quella che i National Park hanno lo scopo di proteggere aree naturalistiche uniche nel suo genere, anche vaste, con fauna e flora molto particolari, mentre i National Monument nascono con finalità più storiche,
culturali, ma anche di ricerca e naturalistiche. Per esempio, è National Monument il Ford Theater di Washington, dove è stato assassinato Lincoln, ed è National Monument allo stesso modo Muir Woods in California, appena oltre il Golden Gate, una piccola foresta di sequoie. I National Monument hanno dimensioni minori dei National Park, possono essere designati dal Presidente degli Stati Uniti. Obama, per esempio, ne ha designati ultimamente 3, tra California, Nevada e Texas, e in totale lui ha designato o ampliato 19 nuove aree proprio a National Monument durante il suo mandato. Succede spesso che quando un National Monument assume un certo interesse naturalistico per via delle sue caratteristiche, di conseguenza aumenta anche l'afflusso di pubblico e l'interesse, gli vengono date maggiori dimensioni e quindi maggior budget di gestione. E viene trasformato, e qui entra in gioco il Congresso degli Stati Uniti, in National Park. È successo per la Death Valley, per Joshua Tree, lo stesso Grand Canyon, che è nato prima come National Monument, solo per fare un esempio, e poi è diventato National Park. La cosa che è comune a tutte queste aree è che comunque la gestione va sotto il National Park Service, che a sua volta è un organo federale che va sotto il controllo del Dipartimento dell'Interno americano. Vabbè, ora mi fermo qui come nomenclatura. Il National Service nasce con una legge del Congresso il 25 agosto 1916. Ecco il motivo del centenario. In realtà di aree protette ce n'erano state anche prima di quella data, basta pensare allo Yellowstone, il primo parco nazionale al mondo, 1872, o Yosemite, 1890, il Glacier all'inizio del Novecento, ma solo con l'istituzione del National Park Service la gestione e protezione di queste aree, grazie al corpo dei ranger, diventa veramente organizzata, gestita centralmente e quindi federale, e quindi comincia a nascere il turismo legato a queste meraviglie della natura. Ma vediamo il primo National Park di cui parliamo oggi. Si tratta dello Zion National Park, primo parco nazionale dello Utah, istituito nel 1919. In realtà già nel 1909 il presidente Taft allora aveva designato a monumento nazionale una parte di quest'area, una zona da nome proprio impronunciabile, Mukuntuwip National Monument, e poi trasformato in National Park ed ampliato nel 1937, arrivando alle dimensioni attuali. Non è enorme lo Zion, sono 590 km quadri, metà del comune di Roma, tanto per capirsi. E non è grande rispetto alle dimensioni di altri parchi come Yellowstone, ma sono sempre ragguardevoli rispetto a come siamo abituati in Italia. È situato nella parte sud-occidentale dello Utah, si raggiunge in 2 ore e 30 minuti circa da Las Vegas, è un parco dalle caratteristiche montane, perché parte dai 1000-1100 metri di quota per arrivare agli oltre 2005 di alcune sue vette. Non è un parco appariscente, nel senso non è i Bryce Canyon o Arches National Park che ti lasciano proprio senza fiato, però è un parco che ha un fascino tutto particolare, è un mix di artistico e direi di mistico, non mi viene altro termine per definirlo. Il nome stesso Zion risale ai primi mormoni che appunto esplorarono la regione a metà del XVIII secolo e vi si insediarono e pensarono di aver trovato la loro Sion, la loro Gerusalemme, Sion è il nome della montagna su cui è edificata Gerusalemme, e un che di mistico il parco ce l'ha. E, diciamo, e molta di questa sua prima colonizzazione da parte dei mormoni ha lasciato il segno nei nomi di alcune formazioni rocciose, come per esempio The Court of Three Patriarchs, la corte dei tre patriarchi, una formazione spettacolare di tre vette di arenaria. Il nome si riferisce ai tre profeti, patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, ma ce ne sono anche altre tutte su questa tematica. Allora, il cuore dell'area dello Zion è lo Zion Canyon, profondo più di 800 metri, che si estende per oltre 24 km, quello che vediamo poi qui nella foto. Il parco ha due ingressi principali e due rispettivi visitor center, uno a sud, nei pressi della cittadina di Springdale, e lo Zion Canyon Visitor Center, è quello lì. E che poi è anche il principale, sosta obbligata per chi deve prendere informazioni sul parco, cartine, vedere previsioni meteo, situazioni dei sentieri, se volesse fare trekking. L'altro visitor center è a nord, nord-ovest per l'esattezza, nella zona Kolob Visitor Center, dove il nome delle montagne che dà il nome a questo visitor center. Non è collegata nessuna, questa area a nord-ovest non è collegata all'interno del parco, quindi si entra e si riesce per ritornare poi nell'ingresso sud. L'ingresso a Zion costa $30 a veicolo, 4 ruote o 25 per le moto, vale 7 giorni di libero accesso al parco, ovviamente anche lo Zion rientra nel programma Annual Pass, America the Beautiful, quello che vale un anno, sempre valido per veicolo, più 3 adulti che viaggiano nello stesso mezzo. E secondo me, anzi, abbastanza
vantaggioso da valutare per i turisti, perché comunque dà l'accesso a tutti i national park in America. In ogni national park si può entrare per 7 giorni consecutivi. E in realtà poi io ho menzionato 400 aree, ma c'è una sfumatura che le fa diventare oltre 2000 con le national recreation area. Insomma, è pass veramente un biglietto d'ingresso a tutta la più bella natura americana. Considerate ogni parco costa $25-30, l'annual pass costa per ora 80, quindi con 3-4 parchi abbiamo già ripreso il costo. Notizie importanti per lo Zion: nell'alta stagione estiva l'accesso in auto nella strada che costeggia lo Zion Canyon è consentito solo a chi pernotta dentro il parco, presso lo Zion Lodge. Sia chi dorme dentro che chi transita solamente di passaggio nello Zion, per muoversi poi dentro il parco deve usare una navetta gratuita che fa varie fermate lungo i punti panoramici, incluso il visitor center principale. Purtroppo la maggior parte dei turisti italiani non si ferma a pernottare nello Zion, questo mi dispiace, magari lo visita solo attraversandolo per la strada panoramica, la strada 9 dello Utah, che poi si ricollega all'89 che porta o a Page o al Bryce Canyon. Se ne ha comunque un'idea, e lo suggerisco sempre di inserirlo anche perché poi non fa tappa allo Zion, ma non è però la stessa cosa che vedere lo Zion, perché merita sicuramente la notte per tutte le escursioni che ci sono da fare. Ed ecco nelle due foto, un esempio dei bellissimi percorsi trekking che si possono fare all'interno del parco e che poi lo rendono molto popolare, soprattutto per i turisti degli USA, perché ci stanno più giorni. Ce ne sono di vari impegni e durata. Ho selezionato quelli secondo me più spettacolari, ma allo stesso tempo anche abbastanza impegnativi. Sulla sinistra, quello che vedete è quasi il culmine di un itinerario che, passando dentro, e ripeto dentro, il fiume Virgin River, porta ad una gola strettissima, larga anche meno di 5 metri, con parete alte più di 500-600 metri, che si chiama The Narrows. Non ci sono escursioni guidate dai ranger per The Narrows, un tempo le facevano, ora non più, quindi o si va da soli o ci si aggrega ad agenzie private che effettuano escursioni di gruppo dell'intera giornata. Non c'è una durata definita, perché il percorso, volendo lungo il fiume, prosegue poi per chilometri. La prima parte è solitamente quella più affollata, ed estate c'è insomma diversa gente che fa avanti e indietro. Poi diventa davvero selvaggio e con molte meno persone in giro. Accennavo che ci si infila letteralmente in acqua con i piedi e che a seconda dei periodi, quindi del livello dell'acqua, può voler dire abbondantemente sopra il ginocchio, quindi scarpe rigorosamente tecniche, non vanno bene scarpe da ginnastica, magari vecchie scarpe da ginnastica si vogliono buttare via, no, negativo, perché il fondo è scivoloso, il fondo del fiume, ci vuole attrezzatura seria. Chi lo fa, e glielo ho fatto un paio di volte, vi assicuro che lo apprezza, perché è veramente un'esperienza unica. Fate conto che per effettuarlo con calma occorrono diverse ore, quindi è quasi da prevedere, una sosta di 2 notti allo Zion, perché se si finisce alle 5 del pomeriggio poi e si deve proseguire per i Bryce o per Page si rischia di far tardi, ma diciamo che con una notte è fattibile questo percorso. L'altra foto sulla destra mostra invece la parte finale dell'Angel's Landing. Anche questo è un percorso spettacolare nella zona est del parco, molto frequentato, che costeggia lo Zion Canyon. La durata è di circa 4 km e partendo dal fondo del canyon si arriva in alto, abbastanza impegnativo perché oltre al fatto di avere punti a un sentiero molto stretto, come si vede nella foto, e con catena di appoggio, quindi non è proprio adatto a tutti, però non richiede dote atletiche particolari. Di sicuro non si va con infradito o mocassini di cuoio, questo direi lo do per scontato, anche se vi dico onestamente l'ho visto fare dei giapponesi con dei mocassini, cioè per dirla tutta li ho visti partire, poi non li ho visti tornare con questi mocassini, però diciamo ormai è passato del tempo. Quello che si vede dall'alto, quello che vedete lì, è straordinario, e se si vogliono fare entrambi i percorsi obbligatorio le 2 notti, perché altrimenti davvero non è possibile effettuarli. E veniamo alla tematica della presentazione di oggi. Lo Zion come location per il cinema. Zion Park, diciamo, è stato utilizzato spesso. Un nome e una garanzia che tutti conoscete di sicuro, Robert Redford. Forse non il più bravo attore di Hollywood, ma di sicuro il più carismatico, che assieme al suo degno compare Paul Newman, nella Zion ha trascorso un bel po' di giorni, girando Butch Cassidy, nel film del 69, I due erano al massimo della forma con la regia di George Roy Hill, ne è uscito un capolavoro, al punto che nel 2003 questo film è stato scelto come patrimonio artistico da conservare e inserito nel National Film Registry,
della libreria del Congresso degli Stati Uniti. Ne vedete in basso a destra la locandina, una locandina dell'epoca, è una scena. Il film è un western atipico, che di western ha ben poco, a partire dalla colonna sonora in cui c'è il famoso pezzo Raindrops Keep Falling on My Head, è scritta da Burt Bacharach, non mi ricordo chi la cantava, ma la trovate facilmente su YouTube. È inserita nella scena in cui Paul Newman in bicicletta porta a spasso la protagonista femminile del film, Catherine Ross. Il brano si prese anche un Oscar come miglior canzone. Sono molte le scene girate nel parco, soprattutto panoramiche, e per chi c'è stato riconosce esattamente le location, anche se poi il film è stato girato a Durango, Taos, in New Mexico e via così, vari panorami del Southwest. Non vi sto a raccontare la trama, che non ha molto del personaggio reale, Butch Cassidy, che nel film sarebbe Paul Newman. Redford interpreta l'altro socio, Sundance Kid. Alcune parti della storia però si rifanno alla vita reale di questi due fuorilegge, perché poi Butch Cassidy c'ha, diciamo, alla sua altri film dedicati a lui, come Mucchio Selvaggio, era la banda di Cassidy, un altro western mitico. Comunque la loro storia finisce in Bolivia, paradossalmente, nei primi del Novecento, e qui non voglio aggiungere altro. Restando su Redford, che allo Zion è affezionato di sicuro, perché nello Utah lui vive ancora, mi pare, gran parte del suo tempo nei pressi del ranch Sundance Mountain Resort, che è diventato anche un lodge spettacolare, andate a vedervi i website. Dicevo, restando a Redford c'è un altro western un po' alternativo che è stato girato in gran parte con esterni nello Zion, anche d'inverno con la neve, ed è Corvo Rosso, Non Avrai il Mio Scalpo, titolo originale Jeremiah Johnson, girato nel 1972 con la grande regia di Sidney Pollack. Vedete la locandina, è una scena del film a destra, in alto. Qui si ripercorre, diciamo, la storia anche basata su basi reali, di un mountain man che si chiamava John Johnson, vissuto a metà dell'Ottocento in queste aree, è diventato famoso per via di una sua personale vendetta con la tribù dei corvi, durata oltre 20 anni. Se andate su Wikipedia ne trovate un po' una breve storia, in inglese solamente. Diciamo, nel film non la fanno durare così tanto, ma la tematica è quella. Molti esterni, tantissimi girati allo Zion e molto spettacolari, la particolarità del film è che è stato uno dei primi western in cui i nativi, i cosiddetti indiani, non sono cattivi per forza, come è stato propinato negli anni 50 e 60, ma sono uomini e basta, okay? Che come tutti gli uomini avevano il bene e il male allo stesso modo, e sicuramente è un western, diciamo, che dà questa luce un po' diversa, e anche a sfondo, diciamo, ecologista, naturalistico, perché si vede questo rispetto poi della natura da parte dei nativi. Altro film ripreso allo Zion, un film che si basa più su vicende moderne, e guarda caso un altro film con Redford, la regia è sempre di Sidney Pollack, è del 1979, si tratta del Cavaliere Elettrico, Electric Horseman, il titolo originale. C'è anche una grande Jane Fonda e una piccola parte anche che recita Willie Nelson, icona del country, oltre a cantare un paio di canzoni che poi sono andate nella soundtrack del film. Vi dico solo che la storia di un cowboy dei nostri tempi, un cowboy da rodeo, ormai in decadenza, e che per via di una sua decisione folle poi si sviluppa per questo motivo tutta la trama del film, non voglio anticiparvelo. Per gli amanti dei cavalli direi che è imperdibile, perché l'altro vero protagonista è uno straordinario cavallo da corsa. Nella versione italiana parlano di puro sangue, in realtà il cavallo è di razza Walter Horse, la tipica razza dei cavalli da cowboy che a sua volta in America effettuano delle corse di velocità sul quarto di miglio. E le scene finali sono tutte girate in una straordinaria vallata che si chiama Cave Valley, assolutamente spettacolare. E passiamo, se è scattata la slide, sì, passiamo dallo Utah alla California. Scusate, la scelta dei parchi non ha un ordine né logico né geografico, semplicemente sono stati selezionati parchi sì, abbastanza noti, ma dei quali però non si parla mai molto, e non sempre molto visitati dai turisti italiani, soprattutto per rispettare anche la tematica, parchi utilizzati un po' nel cinema. Per assurdo, per farvi un esempio, il famosissimo Grand Canyon non ha molti film che l'hanno visto protagonista, e quindi giusto qualche scena qua e là. In questo caso siamo a nord della California, sulla costa, a circa 6 ore d'auto da San Francisco, a non molta distanza dall'Oregon, forse un po' fuori mano dalle rotte tipiche dei fly and drive, almeno di quelli degli italiani, e per questo il parco di Redwood non è molto conosciuto e visitato dai nostri connazionali. Come vedete nella dicitura, si tratta di National and State Park, una situazione abbastanza singolare, perché vede gestire in maniera congiunta dal governo federale e dal governo statale dello Stato della California quest'area protetta.
In realtà a sud c'è il Redwood National Park e a nord si trovano tre porzioni differenti di parchi statali. La porzione più piccola è chiamata Jedediah Smith Redwood State Park, poi c'è il Del Norte Coast Redwood State Park, il più grande dei tre, diciamo, e Prairie Creek Redwood State Park. Ma oramai, diciamo, i turisti la considerano un'unica area e anche come gestione è abbastanza univoca la cosa. Si tratta di una parte di foresta e costa, in particolare sono 40 miglia di bellissima costa che anticipa poi quella straordinaria dell'Oregon. Il parco non è vastissimo, sono 450 km quadri circa, meno dello Zion, ma è importantissimo per la tutela e preservazione delle Sequoia Coast Redwood, così chiamate perché crescono ovviamente nella costa e sono con la caratteristica di avere la corteccia rossastra. Sono gli alberi più alti del mondo, in assoluto. In California si hanno diverse occasioni di vedere Sequoia a Yosemite, a Sequoia, o Kings Canyon National Park, ma qui si trovano le più alte al mondo in assoluto. Il parco è stato istituito nel 1968, gli altri parchi statali erano già dei primi del Novecento. L'ecosistema del parco è molto delicato e protegge specie a rischio estinzione, per esempio alcune colonie di Bald Eagle, aquile dalla testa bianca, simbolo degli Stati Uniti, o leoni marini, oppure anche specie ittiche come dei salmoni reali che sono, diciamo, vengono a deporre le uova nei fiumi della zona. Stagionalmente c'è anche il passaggio di balene vicino alla costa. Fatto sta che il parco è stato inserito dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1980. Il parco non ha costi d'accesso, si paga solo se si usano i campeggi dell'area nord nei tre parchi, ci sono due visitor center principali aperti tutto l'anno, più un altro stagionale. Inutile dire che si presentano tantissime occasioni di fare trekking. Ora io non dico di dormirci le una e due notti, gli americani lo fanno, ma di sicuro di inserire Redwood in un itinerario che magari poi tocca l'Oregon, lo stato di Washington, sarebbe secondo me una cosa da fare, perché è veramente un gioiello. Queste che vedete poi sono, per esempio, nell'immagine piccola c'è la parte di costa di cui vi dicevo. L'ambiente che si incontra, anche solo camminando brevemente fra i sentieri del parco, è assolutamente magico. E si capisce anche perché poi George Lucas e Spielberg l'abbiano usato come location, poi lo vediamo. Una breve parentesi sul clima, che in questa zona è importante. Diamo per scontato, diciamo, ed è così nella maggior parte dei casi, che i nostri clienti viaggino in estate, soprattutto a luglio-agosto. Il periodo migliore per visitare questo parco, soprattutto la parte costiera, è tra settembre e ottobre, perché si evita l'affollamento, prima cosa, e soprattutto si evitano le fredde nebbie che si formano per via dell'escursione termica tra le correnti calde dell'interno della California e quelle fredde dell'Oceano Pacifico. Tipo San Francisco per intendersi. Tra le attrazioni, chiamiamole in questa maniera, del parco c'è nel settore sud Big Tree Wayside, che è una sequoia che ha oltre 1500 anni, assolutamente da non mancare. C'è poi l'area di Grizzly Creek a nord, veramente suggestiva con dei sentieri molto belli, il Fern Canyon, altra area straordinaria nella sezione di Prairie Creek, e naturalmente c'è tutta la parte di costa che è bellissima, ma quella si potrebbe anche dire di vederla passandoci con la statale 101 mentre si attraversa il parco. Ed eccoci alla sezione cinematografica e vediamo che sicuramente il primo in alto è E.T. di Spielberg del 1982, qui diciamo più che attori, che erano quasi tutti bambini come spesso capita nei film di questo genio indiscusso del cinema, mi viene da segnalare il personaggio principale del film, ovvero E.T., creato da un altro genio, stavolta italiano, che era Carlo Rambaldi. Niente computer, tutto meccanico per i movimenti e plastiche siliconiche per ricreare l'alieno. In Redwood ci sono poche scene ma molto suggestive, una anche notturna quando poi l'alieno riparte verso casa. Altro film che ha sfruttato la magia e suggestione del luogo è stato il terzo episodio di Guerre Stellari, il ritorno dello Jedi o il ritorno Jedi, come direbbero negli USA. È dell'83, regia di Richard Marquardt, regista inglese che non credo abbia fatto altro, il soggetto però era sempre di Lucas e gli attori sono sempre quelli noti a tutti, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Qui a Redwood la troupe ci è passata addirittura due settimane, soprattutto nell'area nord del parco vicino a Crescent City, per girare tutte le scene iniziali del film, un buon 15 minuti, in cui si vede l'inseguimento fra questi scooter volanti e poi sono state aggiunte anche delle scene finali con delle sorte di orsetti che diventano a loro modo protagonisti del film. E saltiamo dalla California all'Alaska, facciamo un salto nel nord,
Alaska, ultima frontiera in assoluto, uno dei posti con la natura più spettacolare di tutti gli Stati Uniti e direi non solo, qui siamo davvero into the wild, come un titolo di un film che vi anticipo vedremo dopo. Che dire delle Denali? National Park e Preserve, anche qui la dicitura di, insomma, la dice sulla unione di due tipi di gestioni in passato del parco ormai unificate assieme. Sicuramente il dominatore assoluto del parco è il Monte McKinley, 6.194 metri, è la vetta più alta d'America. In realtà questa montagna si chiamava Denali, che nella lingua atabasca degli nativi locali vuol dire quello alto. C'è una diatriba sul nome di questa montagna, forse è stata risolta proprio nel 2015 grazie al presidente Obama, diatriba tra le popolazioni native che attribuiscono il nome Denali e il governo federale che dal 1917 cambiò il nome in McKinley in onore del presidente William McKinley, che era stato un cercatore d'oro in Alaska, aveva vissuto molto in queste zone. Dal 1975 c'è questa disputa fra il governo federale dell'Alaska e il governo di Washington per il ripristino del nome originale Denali. Finalmente pare, almeno è stato così dichiarato dal Ministero degli Interni, ad agosto, è stato proprio l'annuncio del ripristino del nome originale, anche per dare, diciamo, un segnale, diciamo, di impegno verso, un mondo più proiettato verso il rispetto della natura nelle aree particolarmente che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici, oltre che per ridare diciamo onore alle tribù locali con il loro nome originale. Tornando al parco, come capita spesso, diciamo è l'unione di varie aree avvenute nel corso degli anni. Qui l'estensione è enorme, 24.000 km quadrati, praticamente la Lombardia. La prima parte era appunto il National Monument McKinley, che poi è diventato subito National Park nel 1917. E poi aggregato ad altre aree circostanti per farlo diventare Denali National Park and Preserve nel 1980. Al parco non si accede in auto, o meglio, lo si fa solo per 24 km. Poi il proprio mezzo, se si sta facendo un fly dive in Alaska, viene lasciato parcheggiato al centro visitatori e all'interno del parco o ci si muove a piedi, ingresso di $10 a persona, volendo anche mountain bike, o con i pullman del parco, che effettuano un percorso con diverse fermate in varie aree del parco. Da qui poi è possibile partire con escursioni, trekking, eccetera. Io mi reputo assolutamente uno abbastanza predisposto alla natura, soprattutto davanti a spettacoli come quello della foto, ma arrivato al Visitor Center del Denali, convinto di fare per conto mio una bella escursione, ho cambiato velocemente idea e mi sono aggregato all'escursione di gruppo per via di queste foto qua, soprattutto quelle a destra. A parte le battute, le escursioni da fare nel parco sono molte, soprattutto in mountain bike, si gode davvero il meglio del parco, anche perché, ripeto, non ci sono veicoli privati, non ci sono auto, ma va fatta comunque molta attenzione se si fa trekking o si va in bici, perché ci potrebbero essere degli incontri ravvicinati con i grizzly. In realtà non sono facilissimi da vedere, ma ce ne sono molti, come ci sono molti bighorn, molti lupi, molte alci, tutti animali, quest'ultimi, che scappano se incontrano l'uomo. Il grizzly non tanto, soprattutto se sente l'odore del cibo. Infatti i ranger del parco raccomandano di portarsi dietro in escursione solo cibo in scatola o barrette ben confezionate. Ci sono poi tutta una serie di istruzioni in bella vista, sia al visitor center che all'inizio dei sentieri, nel caso di incontro ravvicinato con un grizzly, ovvero non scappare, restare immobili, magari accovacciate a terra, restare calmi, tutte cose contro il naturale istinto che farebbe scappare anche il Dalai Lama, secondo me, se si incontra un grizzly. Ma se non siete Usain Bolt, sappiate che il grizzly, nonostante la stazza, fa anche 50 km orari ed è onnivoro. Dicendo tutto questo non voglio far passare un messaggio sbagliato, attenzione, il Denali è spettacolare, come tutto il resto dell'Alaska, e va vissuto in pieno contatto con la sua straordinaria natura, su questo non ci sono dubbi. Ma qui la natura è abbastanza estrema, non è Disneyland, quindi avvisare i clienti, anche più spavaldi, di seguire alla lettera i suggerimenti dei ranger, e allora l'esperienza del parco è assolutamente fantastica. Per completare le informazioni sul parco, segnalo che al suo interno, a parte i campeggi, c'è solo un lodge, il Denali Backcountry Lodge, in località Kantishna, nel cuore del parco, altrimenti ci sono delle cabins, dei bungalow, un po' più spartani, qualche miglia a sud dell'ingresso principale. Ve lo dico perché il costo dell'oggi è molto caro, va sopra i $500 a camera a notte, e le cabins meno della metà, per chi si adatta vanno più che bene. Tutti gli altri alloggi sono fuori dal parco. La stagionalità del parco è strettissima, da fine maggio a massimo metà settembre, come in altre aree dell'Alaska, addirittura più
più stretta. Considerate che siamo ad una latitudine estrema e quindi non si arriva neanche in piena estate a temperature elevate. È come visitare l'alta montagna dalle nostre parti in estate, per capirsi. E anche come suggerimenti di abbigliamento deve essere abbastanza tecnico, soprattutto se si fanno escursioni. Portare l'auta, di quello strong, perché qui ci sono milioni di zanzare in estate. E attività organizzate nel parco se ne possono fare tantissime, a parte percorsi a piedi o in bici, che comunque si possono fare anche da soli o volendo con il gruppo, in gruppo con delle guide diciamo private che vengono da fuori dal parco. Si possono effettuare escursioni 4x4, con i quad si possono fare voli in aereo, in elicottero, voli scenici, rafting, tutte attività organizzate non dai ranger ma da compagnie private. Che altro dire? Ah, è facile diciamo intuire per le dimensioni del parco, sarebbe consigliabile starci almeno 3 notti, altrimenti se ne percepisce solo una vaga idea. D'altronde un viaggio in Alaska, non considerando la parte sud da fare a bordo di navi da crociera o imbarcazioni appositamente strutturate per viaggiare fra i fiordi, richiede almeno una decina di giorni, meglio se 12, e quindi è chiaro che 2 o 3 notti a Denali vengono quasi naturali, perché una notte sola si vedrebbe ben poco. Per fare un esempio, il perché di una notte è insufficiente. Il Monte McKinley, che è una delle motivazioni principali per la visita del parco, si vede statisticamente solo 60 giorni l'anno, di cui diversi nelle secche ma soleggiate anche giornate invernali. Capite che standoci una notte la possibilità di vederlo è molto molto remota. Okay? E venendo invece alla parte cinema, ci sono 2 film. Uno è famosissimo, è il primo in basso a sinistra, è Into the Wild, di cui vedete un'immagine nella locandina. E il famoso Pullman dove poi lui, ahimè, perderà la vita. È un film del 2007, scritto e diretto da Sean Penn, ispirato al libro di John Krakauer, che appunto ha raccontato la vita di Christopher McCandless, interpretato da Emil Hirsch. McCandless era un giovane di famiglia benestante della Virginia, che dopo la laurea molla immediatamente tutto, abbandona famiglia, amici, dona addirittura tutti i suoi risparmi all'organizzazione umanitaria Oxfam, e parte per viaggiare, nel vero senso della parola, nell'Ovest americano. Lo fa per diversi mesi con il suo obiettivo finale di arrivare in Alaska, dove arriverà e la vedrà, ma ci morrà anche, perché lui era affascinato da questa idea del selvaggio, diciamo un po' la filosofia di Thoreau, di cui ha ben parlato ieri Olga, ma qui poi muore letteralmente di fame. Ho anticipato il finale, scusate, ma è un film molto noto, penso lo sappiate un po' tutti come è andata a finire questa storia. Fa riflettere non poco sui valori della nostra società, secondo me, questo film. L'altro, invece, siccome noi da Visit USA siamo avantissimo, vi ho messo un film che probabilmente deve ancora uscire, nel senso che è già uscito nel 2014, un film a basso budget, che però non ha avuto una distribuzione ufficiale, ha fatto solo incetta di premi in oltre 150 film festival minori, in America e anche nel resto del mondo, però pare esca ora il 25 settembre nelle sale americane, speriamo di vederlo anche da noi. Io l'ho visto in anteprima, il making of in aereo, e ne sono rimasto affascinato, posso andare a cercarlo su internet, veramente straordinarie location bellissime del Denali e di tutta la parte intorno a Denali, fantastico. Si chiama Wildlike, è diciamo un film di appunto una produzione minore, l'unico attore forse un po' più noto è Bruce Greenwood, e l'altra è una ragazzina inglese, Ella Parnell, che sembra che prometta molto bene. C'è tutta una, oltre alla scena di natura, c'è tutta una problematica diciamo della ragazza che è in fuga dalla famiglia, eccetera, però sembrerebbe veramente un film che vale la pena assolutamente di vedere. E vediamo all'ultima parco di cui parlerò io. In realtà avevamo in mente di parlare anche nella mia porzione di Badlands, ma non vogliamo andare troppo per le lunghe, c'è Gianluca deve fare la sua buona parte, e quindi mi scuso ufficialmente con l'Olga della Femma Nuovi Mondi, che magari si aspettava io parlassi di Badlands, e gli lancio già la sfida d'ora di riparlarne insieme nel prossimo futuro, perché quel parco lì è fantastico e vale assolutamente d'essere menzionato. Poi Gianluca parlerà di tanti altri bellissimi parchi. Canyonlands, ritorniamo nello Utah, e precisamente nella sua parte sud-orientale, un'area che secondo me ha tra gli scenari più belli del sud-ovest degli Stati Uniti, precisamente parliamo di Canyon National Park, siamo nei pressi di Moab, probabilmente Moab è più nota per essere, diciamo, porta di accesso ad un altro straordinario parco, è anche simbolo dello Stato, che è Elch National Park, lo trovate anche nella targa dello Stato dello Utah. Ma secondo me Canyonlands come spettacolarità non è meno di Elches,
e se la gioca alla pari con il Grand Canyon, a mio modesto opinione, è anche più interessante perché è molto più vario. Il parco è stato istituito nel 1964, quindi relativamente recente, è vasto oltre 1300 km quadri, quasi mezza Valle d'Aosta, non è tra i più estesi degli USA, ma pensate che il Gran Paradiso, per rimanere nel confronto appena fatto, che occupa una bella porzione di Valle d'Aosta, è metà di Canyonlands. L'accesso al parco dal 1 ottobre 2015 sarà di $25 per l'auto, 15 per le moto, ancora è 10 per chi ci va in questo momento e 5 per le moto. Ovviamente anche Canyonlands rientra nel pass annuale per chi lo volesse fare, ok? È suddiviso in 4 porzioni distinte, ciascuna delle quali con una caratteristica sua molto particolare. Le accomuna tutte uno scenario western straordinario. Ed eccole qua, le 4 sezioni di Canyonlands. Partendo da sinistra in alto, andando in senso anti-orario, abbiamo The Maze, zona ovest, la prima foto in alto a sinistra, la parte più selvaggia e meno battuta del parco, che richiede per chi la volesse visitare facendo poi dei sentieri a piedi, buone doti di orientamento, un bel GPS aiuterebbe, attrezzatura tecnica e comunque esperienza di escursioni di questo genere, perché è un'area veramente selvaggia e molto vasta, senza punti di riferimento. Sotto a sinistra vediamo invece Island in the Sky, che è a nord, è la parte più facile del parco perché è percorribile praticamente tutta in auto, con vari punti panoramici a cui si accede con brevi passeggiate. È sicuramente anche la parte più spettacolare da fotografare e ovviamente anche la più visitata del parco. Transitano da questa zona la maggior parte dei turisti, il 60% fa solo quest'area visitando Canyonlands. In alto a destra abbiamo invece The Needles, che si trova a sud, una parte remota di Canyonlands, che è poi la mecca degli escursionisti, perché in questa regione si possono percorrere i sentieri più belli in assoluto, anche più di altre aree del parco, con paesaggi davvero surreali in mezzo a queste guglie che richiamano un po' al Bryce Canyon. Quella che vedete invece in alto a destra, nell'angolo, è la parte che è semplicemente chiamata Confluence, che è appunto la confluenza dei due fiumi, creatori in pratica del parco, il Colorado River e il Green River. La foto non rende giustizia, non ho trovato di meglio, però in certi momenti dell'anno si vede proprio la differenza di colore netta tra l'acqua verde del Green River e la rossastra del Colorado. La parte che più è coinvolta all'erosione di questi due fiumi è Island in the Sky, infatti è quella che più risente del passaggio dei due corsi d'acqua. Qui infatti siamo a Island in the Sky, un altipiano, una mesa, alta circa 1800 metri, con sotto i due fiumi a 700 metri sotto, che scorrono. Il parco ha diciamo 4 accessi e 3 visitor center. Gli ingressi sono da sud quello di Needles, con relativo visitor center, poi leggermente più a nord c'è semplicemente un overlook, un punto panoramico su The Needles, ma poi la strada finisce e si deve tornare indietro, si viene dalla 191 dello Utah, praticamente quella che arriva dalla Monument Valley. Da qui poi si torna indietro e si prosegue su Moab e si va a nord nell'ingresso principale che è il visitor center di Island in the Sky. E anche qui, diciamo, qui si accede con la macchina e si percorrono tutti i sentieri brevi, passeggiate a piedi per arrivare ai punti panoramici. L'ultimo visitor center è quello di Hans Flat sulla zona sinistra, dove si possono fare solo sentieri a piedi, in auto ci si ferma subito. Ed ecco nel collage di queste foto le varie attività per cui secondo me è importante stare 2 o 3 notti nel Canyonlands. Una sola giornata non renderebbe giustizia, si rientrerebbe nelle statistiche, andreste a vedere solo il Islands in the Sky e solo il parco dall'alto, mentre invece qui si può fare tranquillamente rafting, mountain bike, escursioni in quad 4x4, a cavallo, gite sul Colorado con poi cena sulle rive la sera e altre ancora da valutare, tutte attività organizzate da compagnie private, la maggior parte hanno sede a Moab e che sono davvero tutte attività spettacolari, oltre poi fare trekking di libertà, quanto ne volete. Considerate passare 3 notti a Moab, dividendole fra Canyonlands e Arches, avrebbe il suo clou nell'ipotetico fly and drive, eventualmente dei vostri clienti, se li fate dormire a Red Cliff Lodge o al Sorrel River Ranch, resort stile western, adagiati tutti e due a poca distanza sulle rive del Colorado. E già solo questo vale di per sé il viaggio in quest'area. Ed eccoci all'ultima mia slide, praticamente omaggio cinematografico a Canyonlands. Che dire, non sono forse, uno sicuramente, quello in alto non è certo un film da Oscar, si tratta di Mission Impossible 2 con Tom Cruise,
e Thandie Newton, attrice inglese che si è fatta abbastanza notare ultimamente, film del 2000 con la regia di John Woo, regista di Hong Kong specializzato negli action movie asiatici, ma che sbarcato ad Hollywood ha avuto il suo discreto successo. Ha diretto anche Broken Arrow e Face Off, due film con Nicolas Cage. Nel caso di Canyonlands c'è una bellissima scena iniziale in cui Tom Cruise, proprio lui, non una controfigura, si arrampica in uno dei costoni di roccia tipici di questa regione. Ovviamente con tutte le imbracature di sicurezza del caso, ma poi cancellate con gli effetti speciali, ma è nota che lui è la disperazione di tutti i registi perché rischia sempre di rompersi l'osso del collo e considerate che non c'è assicurazione che tenga se poi si fa male Tom Cruise. Ammirevole questo perché con tutti i soldi che prende rischia del suo. Io insomma ogni tanto vedo star di Hollywood che pigliano la controfigura per fare la spesa all'esse lunga, quindi tutto il rispetto su Tom Cruise. Il film poi gira mezzo mondo con varie location, è il classico film 007, c'è da salvare il mondo, eccetera. Però vale solamente vedere la scena iniziale in cui Tom Cruise si arrampica per i roccioni di Arenaria. L'altro straordinario film, ormai un classico, di sicuro lo è per i cosiddetti road movie, è Thelma & Louise del 1991, regia di Ridley Scott, e non quindi l'ultimo raccattato, come diremmo a Firenze, una straordinaria Susan Sarandon, un'eccellente Gina Davis che poi non ha fatto grandi altre interpretazioni, e c'è anche un esordio quasi di Brad Pitt, e un grandissimo, eccoci, mi scordavo, Harvey Keitel. La storia penso la sappiate tutti, un weekend fra amiche si trasforma incredibilmente in una fuga verso il Messico, le due poi, loro malgrado, diventano anche rapinatrici, è un road movie classico a bordo di questa Ford Thunderbird degli anni 60, attraversano il meglio del sud-ovest americano. La scena finale è su Canyonlands, in cui loro pensano di essere al Grand Canyon e poi si lanciano, come vedete nella piccola foto in basso, nel canyon sottostante, che però per essere preciso vi dico che quello si tratta del Dead Horse Point State Park, che è sempre nell'area di Moab. E molti lo confondono con Canyonlands, ma in realtà è un parco statale separato. Tutte le scene dell'inseguimento sono nella zona di Islands in the Sky. E poi l'ultima ripresa è stata fatta a Dead Horse Point. Lo stesso per Tom Cruise quando arriva in cima al roccione e si vede la foto di lui, l'immagine di lui che prende gli occhiali e se li guarda, dall'elicottero gli arrivano questi occhiali che hanno dentro un filmato, alle spalle c'è Dead Horse Point. Io sono andato anche troppo per le lunghe, mi scuso con Gianluca, dal Festival di Venezia chiudo qua. E Lia, riprendi tranquillamente la linea perché la parte più interessante, non andate via, diventa proprio questa che dirà Gianluca. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, ecco, ti ho passato Gianluca. Eccomi qui, buonasera a tutti, grazie per essere con noi. Io vi dico subito che mi sento un po' come se la mia band rock dovesse seguire la performance degli U2, quindi ho un po' di pressione sulle spalle seguendo Stefano, ma comunque farò del mio meglio. La mia parte, insomma, verterà su altri parchi nazionali, ovviamente. Proseguiamo il discorso sempre sulla falsariga dei parchi nazionali, del centenario e del cinema. Secondo tempo, quindi, si parte. Via. Ci spostiamo radicalmente, come vedete. Andiamo proprio dall'altra parte degli Stati Uniti e andiamo in Florida per la scoperta dell'Everglades National Park, appunto in Florida, fondato e creato nel 1934, la patria delle paludi e soprattutto dei gators, che questi simpatici alligatori che vedete qua nelle foto, ne vedremo altre adesso. È uno dei parchi più visitati in assoluto per la vicinanza a Miami, ovviamente. Quasi nessuno dorme nelle vicinanze del parco, anche se ci sono degli hotel, soprattutto gestiti dagli indiani Seminoles. Normalmente è un'escursione che si fa un half day, full day direttamente da Miami e anche ovviamente viene inclusa nei flying drive che vanno verso sud o verso ovest, quindi verso le Keys oppure verso la Gold Coast dell'ovest della Florida. I paesaggi un po' li conosciamo tutti perché sicuramente, ripeto, la sua vicinanza a Miami lo rende uno dei parchi più visitati dai viaggiatori italiani. Il parco si esplora con queste airboats di cui vedete la foto appunto a destra. Questa foto è di una delle escursioni che vengono gestite dai nativi americani. Considerate che tutta la zona è
si snoda intorno all'antico Tamiami Trail, da cui deriva il nome Miami, appunto Miami, ed è una zona che ospitava varie tribù nativoamericane, tra cui principalmente i Seminoles, che adesso hanno giustamente e opportunamente rivendicato la propria terra, quindi gestendo escursioni, hotel e anche casinò, non di grandissima fama né di grandissima dimensione, grazie al cielo, dico io. In questo ambiente assolutamente selvaggio e unico di swamps infinite, che poi, come vedete, prende buona parte della parte sud-ovest della penisola della Florida, ecco qui la foto che vi spiega bene, come vedete appunto il parco è raggiungibile sia se si è sulla Gold Coast da Fort Myers che naturalmente da Miami. Gli assoluti dominatori dell'area sono i Gators, i Florida Gators, che sono poi il simbolo stesso dello stato della Florida, nonché il nomignolo della squadra di football americano che qualsiasi abitante della Florida del Sud adora e va a seguire ogni anno. Questo periodo è il periodo del football del college, appunto. Sono gli assoluti, appunto, le assolute star, si prendono gli airballs per vedere il loro habitat, per esplorarli, per cercare di avvistarli non è facile, è assolutamente garantito perché, ripeto, è facilissimo vederli. Ci sono anche altre attività più o meno commerciali in cui il classico, tra virgolette, domatore di gator vi fa vedere come li blocca, eccetera, ma principalmente il godimento è esplorare questa zona in tutta la sua selvaggia bellezza, a posto appunto a bordo degli airboats e avvicinarli così. I rangers ovviamente conducono, oltre alle escursioni private, delle aziende appunto private che gestiscono le varie escursioni, i rangers fanno un percorso guidato accanto ai vari visitor center per l'esplorazione appunto della zona. Altri animali superstar di questa regione così selvaggia, magari meno conosciuti dei gators che prendono un po', che la fanno un po' da padrone, sono i serpenti di dimensioni più o meno grandi, questo è un grandissimo boa, e i manatees, che sono questi simpatici mammiferi d'acqua che vedete qui in alto a sinistra, e i pumas autoctoni della regione del sud della Florida, e i delfini d'acqua dolce che percorrono alcuni canali della regione, soprattutto la parte ovest del parco. Non è così facile vederli ed è anche relativamente stagionale la cosa per vederli, ma ci sono delle escursioni apposite proprio per visitarli. E per quanto riguarda i film, ho selezionato principalmente quello più famoso che è stato girato in questa zona, che è Cape Fear. Sia l'originale, che è degli anni 50, con Gregory Peck e Robert Mitchum, che la versione moderna, uscita se non sbaglio nel 1991, con un grandissimo Robert De Niro e con Nick Nolte, che faceva la parte che era fatta invece da Gregory Peck. Buona parte del film è girato proprio nella regione o all'interno del parco o nelle immediate vicinanze. Altro protagonista, il parco è anche protagonista di alcuni episodi della serie CSI Miami, con il mitico Ratio, che è questo qui, che insomma penso avrete visto un po' tutti nelle TV. Everglades National Park è featured, come si dice, quindi menzionato e fa parte della programmazione Conrad Travel in questi programmi, e alcuni programmi guidati come Florida Experience e AC Florida, e alcuni Fly and Drive che sto citando, e anche il tour in treno che programmiamo da parecchio tempo da Soho, quindi da New York, a South Beach in treno. Proseguiamo per un altro parco, sempre rimanendo nella regione della costa est degli Stati Uniti, e parleremo del parco, probabilmente questa sarà una sorpresa per molti di voi, più visitato di tutti gli USA, che è il Great Smoky Mountains National Park. È praticamente un parco compreso di due zone geografiche, le Great Smoky Mountains e le Blue Ridge Mountains. Si snoda tra la North Carolina e il Tennessee, quindi è sì nella costa est, ma principalmente anche parte del sud degli Stati Uniti, ed è in assoluto il parco più visitato, appunto, come dicevo, degli Stati Uniti d'America, soprattutto per la vicinanza con le grandi metropoli dell'est,
è molto molto facile arrivarci, naturalmente da New York, da Washington, Philadelphia, Atlanta, eccetera, e quindi questo lo porta a essere visitatissimo. Queste sono le sue meravigliose Rolling Hills, le montagne che si vedono scemare, che creano uno spettacolo incredibile in tutti i momenti della giornata, ma soprattutto all'alba, al tramonto. Il parco, la particolarità di questo parco, a parte la sua grandezza, è il fatto che è parte integrante dell'Appalachian Trail, quindi del sentiero degli Appalachi, dei Monti Appalachi, che si snoda da sud andando verso nord, arrivando fino in Canada, per chi fosse interessato a farsi tutti a piedi. Questo percorso dell'Appalachian Trail è circa 160 km in questa zona. Il parco è totalmente visitabile anche in auto, perché la Route 441 lo taglia praticamente da nord-est verso sud-ovest. Ci sono vari punti di ingresso all'interno del parco. Una delle cittadine più storiche, più famose per la visita del parco, è sicuramente Asheville, perché è un'enclave di artisti, bohemien, gallerie d'arte, ristoranti, hotel anche di alto livello, ma che è soprattutto famosa per la sua vicinanza con la Biltmore Estate di Vanderbilt, che è questa mega residenza che è paragonabile a Versailles, per darvi un'idea dell'opulenza, della grandezza, con dei giardini incredibili, tuttora in perfettissimo stato, e che quindi l'ha messa un po' nella mappa del turismo nordamericano, prima per gli statunitensi e adesso anche per i visitatori europei. Ci sono varie montagne, l'altezza delle montagne supera anche i 1900 metri d'altezza, e lo spettacolo della guida è assolutamente straordinario. Qui posizionato dal punto di vista geografico, appunto, dove siamo, la grandezza del parco, e da non dimenticare il fatto che questa era la casa dei Cherokees e degli indiani, appunto della tribù dei Cherokee, che ancora, naturalmente, i cui discendenti ancora vivono in questa regione, e la vicinanza con lo stato del Tennessee, proprio principalmente con la città di Chattanooga, ricorda la famosa partenza dei Cherokees per evitare il confinamento nella riserva a cui erano stati assegnati dal governo nordamericano, il famoso Trail of Tears, il sentiero delle lacrime. Uno spettacolo assolutamente incredibile è il Fall Foliage, che non inizia adesso perché siamo più a sud, quindi inizierà tra un pochino e si prolunga di più rispetto a quello che succede nel nord-est degli Stati Uniti d'America, quindi può occupare tutto ottobre e anche buona parte di novembre, con dei paesaggi e con dei cambi di colore veramente incredibili, una follia di bellezza, soprattutto per gli amanti della fotografia. E da menzionare anche il fatto che in questo parco si esplora anche e si fa una delle strade panoramiche più belle degli Stati Uniti d'America, che è la Blue Ridge Parkway. I film che hanno visto questo parco come protagonista assoluto sono soprattutto film che, a parte quello centrale, hanno come oggetto principale la storia, la conquista degli Stati Uniti d'America, con L'ultimo dei Moicani, con Daniel Day-Lewis degli anni 90, e un altro film che ripercorre sempre la storia della primo contatto con i colonizzatori e i nativi americani, con la storia leggendaria di Pocahontas, è The New World, di uno dei miei registi preferiti in assoluto, che è Terrence Malick, che è un genio assoluto, e proprio per questo magari è un film che è più difficile trovare e che viene visto di meno. Sicuramente il più famoso è The Last of the Mohicans, L'ultimo dei Mohicani, con Daniel Day-Lewis, che lanciò questo straordinario attore irlandese, poi non americano ma irlandese, nell'Olimpo delle star di Hollywood, giustamente, perché è un fenomeno. E però forse uno dei film che è più conosciuto dal punto di vista di generale dagli amanti del cinema e non è The Hunger Games, con Jennifer Lawrence, che è una saga tra il fantasy e l'action movie che molti di voi avranno sicuramente visto. E la zona del Great Smoky Mountain National Park è inclusa, featured in, appunto, inclusa moltissima della nostra programmazione, sia nei tour guidati come Panorami del Sud, La Scoperta del Sud, American Music Tour, che nei Flying Drive, Southern Heritage, Gone with the Wind e Blue Ridge Parkway. Questo è veramente, se avete un attimo, vedetelo, perché questa strada, la Blue Ridge Parkway, sia in auto ma soprattutto in moto, è una delle strade panoramiche più incredibili del Nord America. E così come l'itinerario in treno di cui avevo già fatto menzione, da Soho a South Beach.
Proseguiamo ancora e andiamo ancora più a nord, questa volta nella costa del Massachusetts e nel Cape Cod National Seashore Park, una delle zone più affascinanti, più belle e di cui ho memoria più fresca perché sono ritornato da circa 4 mesi da questa zona grazie al D&E a cui abbiamo partecipato insieme a Stefano e a un prolungamento che io e un altro amico collega, Luca, abbiamo fatto per andare a rinfrescarci un po' la conoscenza di questa regione. Questa foto l'ho fatta, considerate, a inizio maggio, fine aprile, quindi giornate favolose, siamo stati molto fortunati ovviamente, e questa meraviglia assoluta della natura, importante non solo dal punto di vista naturalistico, con le sue coste immense, lunghissime e sempre battute dai venti, ma anche dal punto di vista storico, sia per i suoi fari, ma anche perché qui Guglielmo Marconi fece la prima trasmissione senza fili dall'altra parte dell'oceano. Il Marconi Point è ancora adesso visitabile, ma è stato spostato circa 100 metri all'indietro perché queste falesie che vedete tendono ovviamente a franare e quindi l'erosione del mare mangia sempre più ogni anno parte della sabbia e la roccia è friabile e quindi viene persa. Questo gomito, come viene chiamato negli Stati Uniti, che parte dal sud di Boston e raggiunge il punto più alto, appunto raggiunge Provincetown. In questo caso, qualche nozione tecnica, giustamente, copiando un po' Stefano che è molto più tecnico e più preciso di me, il consiglio è di fare almeno 2 notti in questa zona, perché altrimenti con una sola notte non si vede nulla, possibilmente di non farlo in full day da Boston, sebbene Boston disti soltanto un centinaio di chilometri da Cape Cod, e sebbene Boston sia collegata con un traghetto a Provincetown tutta la stagione bella, quindi diciamo da maggio fino ad adesso, a ottobre, ma si perderebbe tantissimo, perché la cosa meravigliosa è farsi tutto il Cape da sud a nord e poi da nord a sud in auto, è un'esperienza unica, anche perché le varie zone del Cape sono diverse una dall'altra. Appunto, ultimando il proprio percorso, alla caratteristica P-Town, che sarebbe Provincetown, che non solo è la città di grandissima importanza storica, perché quella torre che vedete, che è simile alla torre, a una delle torri di Pisa, ricorda il primo sbarco dei padri pellegrini che prima arrivarono qui, poi dopo un inverno non molto clemente, eufemismo, si spostarono verso Plymouth, dove c'è la famosa Plymouth Rock, dove c'è la plantation, ed è considerato il primo attracco dei padri pellegrini che poi fondarono appunto la colonia da cui poi sono nati gli Stati Uniti d'America. Questa città non solo è di una bellezza fuori dal mondo dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto è uno dei posti più libertini, liberali e open degli Stati Uniti d'America, in cui la cultura gay e lesbian la fa da padrone, ma in cui in generale proprio la gioia di vivere e la voglia di vivere come si è la fa assolutamente da padrone. È stato una delle zone, diciamo, storicamente più importanti per i movimenti di liberazione dei diritti umani, e così rimane, ed è veramente molto molto caratteristica, molto bella, e da qui poi si ritorna facendo la 6, salendo sulla Interstate 6, e invece la 6A, che è una strada parallela che però percorre la parte più interna del Cape, ritornando indietro e vedendo luoghi differenti. Da non mancare anche l'assaggio delle ostriche, che da solo vale il viaggio. Che film troviamo girati in questa zona? Principalmente il Thomas Crown Affair, che è un film di grandissima fattura con Steve McQueen degli anni 60, 1968 se non sbaglio, e con una magnifica Faye Dunaway, rifatto in maniera più o meno azzeccata nel fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, con Pierce Brosnan al posto di Steve McQueen, una spy story, un film affascinante e soprattutto di atmosfera tipico, diciamo, di quel periodo storico tra gli anni 60 e gli anni 70, quello che i cinefili chiamano crepuscolare, film un po' che metteva in dubbio il sogno americano e tutti e tutte le sue i suoi fondamenti, quel periodo
il cinema si è molto interessato a quello. A me piace moltissimo quel periodo cinematografico americano. Cape Cod naturalmente la fa da padrone in tutti i nostri itinerari che toccano la parte del New England, sia i tour guidati che vedete qui elencati, che tanti fly and drive che naturalmente possono essere totalmente personalizzati, quindi possiamo mettere anche più notti. Ripeto, minimo due notti, l'ideale è anche tre. Anche perché naturalmente se si va a Cape Cod non si può mancare la visita anche dell'altra parte della costa, la costa appunto all'interno che porta verso Boston con Plymouth, eccetera. Proseguiamo sempre sulla costa est degli Stati Uniti, questa volta ci spostiamo verso sud, non proprio l'estremo sud, ma il sud geograficamente degli Stati Uniti, quindi in North Carolina, le Outer Banks. Questa è una delle destinazioni forse meno conosciute dai viaggiatori italiani, e, il parco nazionale è Cape Hatteras, sempre Seashore National Park, perché naturalmente è marino. Questi sono i paesaggi di questa lingua di sabbia di terra lunga circa 160 km, che collega l'Oceano Indiano alla baia di Albemarle, che è la parte interna. È suddivisa in varie zone, partendo da nord dalle Northern Beaches, poi Roanoke Island, poi Hatteras Island, appunto dove è propriamente il parco nazionale, e finendo quindi con la punta più estrema a sud. L'ultimo tratto c'è bisogno di prendere un traghetto per percorrere e poi prendere un traghetto per ricollegarsi alla terraferma. Si parte normalmente da Norfolk, questa zona, o Virginia Beach, questa zona qui. Norfolk è famosa perché è una delle basi navali più importanti, se non la più importante, degli Stati Uniti. Ed è un itinerario, quindi è una tappa assolutamente imperdibile per chi visita questa parte degli Stati Uniti, quindi il sud-est. Due annotazioni, oltre alla bellezza incredibile di questo paesaggio incontaminato di mare, sono due eventi storici e naturalistici insieme. Il primo è la presenza dei Wild Mustangs, che sono i diretti discendenti dei primi cavalli importati dagli spagnoli che arrivarono durante la conquista. È pieno di cavalli selvaggi, si vedono anche facilmente, ed è un'esperienza unica perché letteralmente vi passano accanto, camminando tra la spiaggia e le marce all'interno. Altra cosa importantissima di questa zona degli Stati Uniti è, storicamente fondamentale, il primo volo dei fratelli Wright del 1903, il primo sorvolo appunto in assoluto degli inventori dell'aviazione mondiale, che viene appunto citato in questo monumento che vedete a sinistra, che appunto commemora il primo volo ufficiale dei fratelli Wright. Per quanto riguarda invece i film, due film, diciamo, strappacuore che francamente non mi vedono tra i loro grandi fan, ahimè, ammetto questo, le amiche agenti che assistono alla presentazione probabilmente non saranno d'accordo, ma così è, ognuno ha i propri limiti. Nights in Rodante, che sarebbe Come un uragano, con Richard Gere e Diane Lane, e poi la Message in a Bottle, che sarebbe, se non sbaglio, Le cose che non ti ho detto, in italiano, con Kevin Costner, due film appunto sul versante romantico, con comunque dei paesaggi meravigliosi, delle riprese eccezionali proprio nella zona delle Outer Banks. Cape Hatteras è citato in questi nostri programmi, principalmente Fly and Drive Southern Heritage, ma anche nell'East Coast Corridor, facendo una breve deviazione, con poi l'escursione appunto di un giorno al Parco Nazionale Outer Banks. E risaliamo in quasi la fine del nostro breve itinerario, risaliamo ancora più a nord, anzi all'estremo nord degli Stati Uniti d'America, quasi al confine col Canada, per scoprire, scoperta recentissima mia e di Stefano, perché proprio in questo viaggio che abbiamo fatto a fine aprile siamo andati proprio lì, Acadia National Park, una cosa spettacolare, uno dei parchi marini più affascinanti in assoluto di tutto il Nord America. Si sviluppa in questa regione che si chiama Mount Desert Island, sono uno stuolo, un gruppo di isole che si staccano dalla terraferma da Bangor offrono una natura incontaminata, incredibile, che si percorrendo questa strada che vedete qui in questa foto, che si chiama la Park Loop Road,
naturalmente innumerevoli possibilità di escursioni, trekking, il giro in carrozzella. Noi abbiamo percorso a piedi proprio la zona in cui la strada, diciamo strada sterrata, che viene normalmente percorsa dalle carrozze. In bicicletta, facilissimo, anche perché l'altitudine è bassissima, quindi si fa tranquillamente, o anche in auto, appunto. La città di accesso è Bar Harbor, anzi, tecnicamente nel centro del Maine, Bar Harbor, è caratteristica, bellissima, molto molto carina, e che offre non solo hotel di più o meno alto livello, tra cui appunto il Bar Harbor Inn, di cui vedete qui una foto, magnifica cena facemmo con quel viaggio, ma anche cose molto interessanti come l'Abbey Museum, dedicato alla cultura di tutte le tribù native americane della zona. È molto molto interessante, ripercorre un po' tutta la storia, e soprattutto per il mantenimento delle culture, delle tradizioni, come sapete, principalmente orali, di queste comunità, è una visita che non può essere mancata, io l'ho trovata molto molto interessante, ma la cosa più straordinaria sono questi paesaggi di roccia granitica che ricordano moltissimo la Bretagna, anche se dal punto di vista di alberi completamente differente dalla Bretagna, lo so perché insomma sono stato varie volte anche in Bretagna, e per paesaggi veramente straordinari. Ecco, queste sono alcune ultime foto. Queste è la foto proprio dal vista point più alto della Mount Desert Highland, in cui si vedono tutte le isole sparse appunto ai piedi del visitatore. Il film che cito per questo girato, completamente girato e ambientato unicamente nella zona di Acadia National Park, è Le regole della casa del Sidro, un film dell'inizio degli anni 2000 con Tobey Maguire, Charlize Theron e soprattutto Michael Caine, eccezionale in questa sua attuazione. Il film è tratto da un libro di John Irving e il regista è un regista scandinavo che comunque fa tantissimi film a Hollywood, molto interessante, piacevole, assolutamente consigliato. Vediamo se adesso riesco, no, non riesco. Non riesco ad andare avanti, scusate la mia, ma credo che... Ok, Acadia National Park è citato, è compreso in molti nostri programmi di viaggi, e i tour guidati che vedete indicati, New England Experience e New England Express, e i Flying Drive, Indian Summer, e Nord-Est USA e Canada in coniugazione da New York o da Boston per la scoperta del meglio appunto di quella regione, sia anche passando il confine canadese. Ok, proviamo a vedere se così andiamo avanti, perfetto, e visitiamo l'ultimo parco che citerò in questa mia breve presentazione, che è l'Olympic National Park nello stato di Washington, quindi ci spostiamo di oltre 6.000 km nell'estremo nord-ovest del paese. È un parco di cui ho parlato parecchio durante la mia presentazione del Pacific Northwest di qualche mese fa, vedete la sua ubicazione, la penisola olimpica è quella lì, è praticamente a pochissima distanza dalla città di Seattle. E, come vedete, il parco ha una conformazione molto particolare, è sia montano, questa zona qui, che la spiaggia, la Olympic Coastline. Difatti il parco si divide in quattro zone, Hurricane Ridge, Hood Canal, Western Approaches e appunto Olympic Coastline. Questo è il Mount Olympus, un po' il simbolo dello stato di Washington, una delle principali attrattive appunto della zona, è alto più di 2700 metri, ed è appunto uno dei simboli del parco. Percorsi trekking a non finire ovviamente, possibilità di escursioni infinite, avvistamento di animali, anche qui alcuni molto simpatici da avvistare, altri un po' meno, quindi cautela e possibilmente seguire le escursioni guidate delle aziende specializzate con guide esperte, penso che valga assolutamente la pena. Un altro, ma diciamo oltre la particolarità del monte, una delle cose più particolari sono le foto che vedremo successivamente, dopo anche la foto della coastline, è il fatto che l'Olympic National Park ospita l'unica zona di foresta temperata
metà del Nord America, l'unica in assoluto, che normalmente altrimenti si troverebbe in altre zone delle Americhe. Questa è uno squarcio della costa selvaggia, appunto la costa lega, che offre dei panorami incredibili. C'è un percorso trekking proprio a strapiombo su queste falesie che toglie letteralmente il respiro, sinceramente, per chi soffre leggermente di vertigini come sottoscritto, è una cosa di cui tenere ben in mente. E questa è appunto la foresta umida, pluviale temperata, scusate, pluviale appunto umida temperata, unica della Nord America, che ha ospitato alcune delle scene, anzi per quanto riguarda Twilight buona parte delle scene, di due film conosciutissimi, per i più piccoli The Goonies e per gli adolescenti e per i più grandi la saga di Twilight, che è dedicata appunto a questi vampiri, le loro vicissitudini, che credo tutti noi avremo visto più o meno, con queste due superstar, Pattinson e Kristen Rice e Stewart, che insomma adesso ormai sono affermatissimi. Il primo episodio, se non sbaglio, è di circa 7-8 anni fa, il film, se non sbaglio, ha avuto 3 o 4 episodi diversi. E soprattutto su Twilight si può veramente apprezzare in maniera dettagliata questa natura incredibile della zona della foresta pluviale, perché buona parte del film è girato proprio in questa zona. Questo il parco, appunto l'Emp National Park, la cui città principale per raggiungere appunto è Seattle. Ci sono ovviamente dei lodge anche all'interno del parco, ma molte persone lo visitano direttamente con un full day, magari guidando all'inizio o alla fine del proprio percorso un fly and drive. Sono questi due fly and drive che offriamo, che sono Pacific Northwest e Washington State Explorer. Io ho finito, ringrazio Stefano per la sua collaborazione e soprattutto per l'idea, perché l'idea è stata di Stefano, quella di coniugare American National Parks ai film, avendo entrambi le stesse grazie passioni. Grazie a te Gianluca, grazie a te di essere andato un po' lungo nella mia parte, perché e poi una considerazione viene fatta sulla chat, chiedo scusa a tutti quelli degli audience, c'era scritto nella slide quella del centenario 1906, era ovviamente 1916-2016, ma insomma è stata una mia grave svista, però segnalata. Grazie. Assolutamente, perdonatissimo. Vi ringraziamo ancora, speriamo che siamo abbastanza convinti che almeno abbia creato con voi curiosità, e soprattutto con le riminiscenze cinematografiche è anche più facile per gli agenti di viaggi posizionare le varie attrattive degli Stati Uniti per i propri clienti. Vi do appuntamento personalmente a giovedì prossimo con il nostro prossimo webinar sul New Mexico. Grazie ancora, e per le domande naturalmente siamo a vostra disposizione, le potete fare e poi Lia sarà così cortese, precisissima come sempre, girarcele e noi risponderemo al più presto. Oppure Lia, non so se vuoi avere delle domande direttamente adesso a cui possiamo rispondere? Vediamo se ci sono delle domande, aspetta perché non ero pronta, aspetta un attimo. Okay. No, ma rispondiamo lì, rispondiamo dalla chat, dai, siamo già andati. Benissimo. Sì, c'era solo una forse, che è Canyonland, ci sono escursioni a cavallo con pernottamento all'aperto, se sì, sono da prenotarsi in anticipo? Come sì, gli rispondo dalla chat, esatto. Cioè ci sono, ma no, ma non col pernottamento, almeno non nell'area vera dei canyon e del parco, ci sono ad altre zone, ma si può fare tutto, ormai si può fare tutto. Non c'è problemi. Okay. Quindi comunque è l'unica domanda che avevano posto sulla chat, quindi siamo a posto. Perfetto, grazie, allora di nuovo appuntamento a presto, grazie ancora Stefano e Lia, è stato un piacere. Grazie a tutti per la partecipazione, e vi ricordo che questo webinar vi dà diritto ai 100 punti per la Specialist Card di Turismo Attualità, e ci risentiamo domani con Crociere negli USA, i Caraibi di Carnival. Vi aspettiamo numerosi, grazie ancora.